Pomeriggio a tutti ragazzi e ben ritrovati su una nuovissima serie. Incredibilmente oggi 9 novembre mi è arrivato il gioco Spyro. E il gioco vi ricordo che uscirà il 13 novembre, l'ho 5 giorni in anteprima. Probabilmente magari oggi non uscirà solo questo video. Ho appena messo il disco nella console, mi ha installato Spyro e vi avviso già da ora che ehi, 20 giga di aggiornamento. Avviamo il gioco, avviamola anche senza l'aggiornamento, perché tanto, signori, Spyro Reignited Trilogy. In questa serie me lo sentirete nominare in 20.000 modi diversi, ma quanto sono gasato. Il gioco in anteprima. Maria, grazie Amazon, ringraziamo Activision. Non c'è Activision, presenta un ritorno inaspettato. Toys for Bob. Per la prima volta, ragazzi, ovviamente li guarderemo tutte queste cose perché Unreal Engine. Mamma mia, perché sono, vi giuro ragazzi, sono emozionatissimo. Sono emozionatissimo. Ma non potete capire la gioia che ho in questo momento. Sì, va bene. Oggettivamente non credo fotte il cazzo. Accettiamola. Avvia gioco. Slot di salvataggio 1. Alcuni livelli richiedono un download. È necessaria la connessione a internet. Signori, ovviamente comunque noi li giocheremo in ordine. Spyro the Dragon. Ovviamente il primo Spyro. Let's go. Wow. Wow. Nel mondo dei giochi. Vi ricordo che io Spyro non potevo non portarlo, visto che nel 2015 mi pare ho portato l'intera serie di Spyro 1 e Spyro 2. Azione! Oh, la pace ha regnato nei 5 mondi, o forse 6. Per generazioni! Ora abbiamo 12.000 tesori! O forse 14.000? Che mi dici di quel tizio, Nesty Nork? So che ha trovato un incantesimo in grado di trasformare le gemme in guerrieri. Risponderò io. Nesty Nork è una creatura semplice. Semplice? È stato confinato in un mondo lontano e non minaccia il regno dei draghi. Che cosa dice? Inoltre, è che davvero brutto. Brutto? È troppo! Oh. Ah? Sembra che ci sia bisogno di me. Ok. E inoltre è brutto. Brutto! Questa poi! Che cosa, ma dai! Sembra che ci sia bisogno del mio intervento! Sì, grande Spyro! Mi è piaciuto tutto tranne la voce di Nesty Nork, che nel primo aveva una voce più brutto! Scusate se non parlo, ma è... Wow! Wow! Morirci! Vuoi morirci? Wow! Ah! Matomi! Levati! Ah, fastidio! Ok, non metto, i controlli sono un po' una chiavica, però... Dai, ci sta! Ah, hanno messo le vite in questo modo, come nel primo. Wow, raga. Madonna, che bello esteticamente. Salviamo i draghi! Delbin. Dov'è Nesty Nork? Lo arrostirò. Raffredda i bollenti spiriti, Spyro. Hai ancora molto da imparare prima. Sai cosa fa quella libellula che ti segue? Si chiama Sparks ed è qui per aiutarti e proteggerti. Tienila d'occhio e capirai cosa intendo.
Bellissimo! Allora, questa è una cosa... Posso bruciare gli alberi? No. Però posso bruciare... Posso... Poi ritorna verde? Sì, ritorna verde. Ma che figata! Giustamente, nel primo i liquidi facevano danno. Oddio, sembrano le pietre di Hearthstone. Qua ovviamente poi ci dovremmo tornare perché apriranno un passaggio qua. No, regà! Allora, questa è una cosa che... Apprezzo da morire. Nel primo Spyro i draghi che si salvavano erano sì e no 5, che cambiavano colore. Qua credo che abbiano fatto proprio ogni drago diverso. Cioè, vedete quanto è diverso rispetto a quello di prima? Grazie per avermi salvato, Spyro. Libera 10 draghi nel mondo degli artigiani e poi trova l'aeronauta. Ti porterà nel mondo successivo. E Nesty Nork? È a lui che sto dando la caccia. Devi prima trovare i draghi. Non posso dirti altro. Ma perché non puoi? Potresti benissimo. Oddio, raga, che bello. No, raga. Allora, prendiamo tutte le gemme, ovviamente. Ok, però... No, i controlli sono un po'... Nel primo Spyro erano un po'... Ehi, Spyro! Premi due volte salto per planare e... Non avere paura. Paura? E di cosa? Tipo di cadere dalla vetta di una montagna o precipitare su ghiacciai preistorici. Oh, quello. Oh, quello. Ok, raga, vi giuro, lo apprezzo un botto. Mamma mia, quanto bello. Aspetta, c'è vero, c'è lui, c'è. Mamma mia, raga. Non potete capire la gioia che sto provando in questo momento. Non vedo l'ora di giocare pure il 2 e pure il 3. Che vi ricordo, il 3 l'ho portato in una live recente. L'ho iniziato e finito tutto in una live. Vediamo come hanno fatto la magia. No, dai, che figa l'anima. No, wow! Borgo antico. Mamma mia, che figata, ragazzi. Lo credo che lo ripeterò per almeno... Voi non potete capire, raga. Siamo nel 2018 e io giocavo a questo gioco quando avevo 10 anni. Raga, e oggi ne ho 25. Io 15 anni fa giocavo a questo gioco su PS1, ovviamente. Madonna, che spettacolo. Che spettacolo. Però ho visto questa porta. Questa porta non credo ci fosse. Cos'è questa porta? Non la posso aprire. Ci sono... È una gemma quella. Sì, credo sia una gemma. Quindi richiede un tot numero di gemme. Giustamente, non credo sarà proprio uguale, uguale, uguale. Intanto... pecorelle! Oddio, che brutto! Wow, povera pecora! Dunque, vai, liberiamo lui. Salvato Argus. Ragazzi. Mitico! Fallo di nuovo! Il boss degli artigiani si trova dietro un portale nella bocca del drago, ma non sei ancora pronto, Spyro. Completa prima una delle altre terre degli artigiani. Ok. Trovati tutti i draghi. Ah, bello, te lo dice. Ok, ok, ragazzi, allora prendiamo tutte le gemme. Penso lo dica, cioè hai trovato tutte le gemme come ha fatto con i draghi. Vai, Spyro! Dammete! Ho trovato addirittura punti abilità. Ci sono i punti abilità? Vediamo guida. Ah, punti abilità. Che figata. Che figata, raga. Ci sono pure punti abilità. Che c'erano pure. Però i punti abilità più che altro li hanno messi sul terzo Spyro. Ovviamente qua li hanno ripresi tutti. Ok, andiamo di qua e prendiamo le ultime gemme. Mi mancano 5 gemme. Se dimostrerai il tuo valore salvando 10 draghi, potrai usare questa mongolfiera per visitare un nuovo mondo. Ok, signor Arti... Come cazzo di artificiere qua? Archibugio. Eccola qua l'ultima gemma. Bam, 100 su 100. Livello completato al 100%. Signori, andiamo alla Valle Oscura. Wow.
Non so se questi video saranno tipo ultra tagliati o ve li lascerò comunque leggermente integrali, ma magari ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Il caricamento ho noto che è abbastanza lungo però, eh. Eccoci qua. Valle Oscura. Bambete. Comunque credo che con l'aggiornamento e tutte le cose diminuiranno. Wow! No, raga, che bello! Wow! No, raga, perdonatemi se sto rushando! Ma è bellissimo! Oddio! Allora, no, dai, con calma, allora, dobbiamo salire là sopra. Muorici, merda. Allora, vai. Saliamo qua. Mammete, qua mi serve la chiave. E la chiave la troviamo più avanti. Ciao carissimi. Bam, liberiamo il drago. Alban, salvato. Oh, sei tu. Non ero sicuro che saresti riuscito a sfuggire a quelle fastidiose creaturine. Un consiglio. La loro corazza di metallo è resistente al fuoco, ma con una carica puoi liberartene facilmente. Che bella l'animazione quando se ne vanno, ragazzi. Va bene, dai, andiamo a ammazzare quello. No, raga, vi giuro. Gamepad alla mano è qualcosa di davvero bello. Atomi, vero? Questo si deve girare. Arta! Ok, qua sotto, se non sbaglio, dovremmo trovare la chiave. Figata, si prende a pugni in testa. Wow! Ok, qua dovrebbe esserci la chiave, se non sbaglio, esatto. Ok. Comunque posso dire che nel livello ci sono talmente tanti dettagli che quasi quasi fatichi a vedere le gemme. Però per l'occhio è qualcosa di bellissimo, cioè sappiatelo. C'è una gemma qua. Ok. Liberiamo il drago. Oswin! Spyro, vuoi sapere un segreto? Se vuoi ingrandire la scena e guardarti intorno, usa azione. Oh, il tuo segreto è al sicuro con me. Usa azione, va bene. Ok. Però aspettate, no, voglio vedere un attimino i punti abilità. Ah, ok, non ci sono tutti i livelli. No, credevo che ogni livello avesse il suo punto abilità. Ah, va bene, va bene, va bene. Morici, merdoso. Matomi. Allora, andiamo di qua. Vita! Che bel suono, porca vacca, raga. Ovviamente sappiate che questo gioco lo finiremo al 120. Accendimi. E anzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piacerebbe anche platinarlo insieme, che secondo me ci può stare un botto, anche perché non credo sarà difficile. Bammete. Cioè, basterà, credo, finire il gioco al 120%. O magari fare qualche cosa particolare. Gli achievement, sapete, ancora non li ho visti, quindi... Però secondo me sarà figo finire il gioco al 120% e platinarlo anche. Non puoi caricare i nemici grandi come questo Nork con la clava, ma puoi sconfiggerli con una rapida fiammata. No, vi giuro, raga, questa è una cosa che ad esempio adoro. Ogni drago salvato giustamente ha la sua forma. Ci mancano soltanto le gemme della cassa e le abbiamo prese tutte. Bam, signori, 100%. Abbiamo completato il livello. Yes! Livello completato al 100%. Possiamo tornare? Let's go! Vai a casa! Tesoro trovato, 200. Ritorno ad Artigiani. Collina Pietrosa, let's go! Collina Pietrosa c'è la... La come si chiama? La... Non mi viene il nome. La punto abilità. Ed eccoci qua. Bello.
Raga, vi giuro, qui nelle schede vi lascerò la mia prima serie. Considerate comunque una serie vecchio stile perché è del 2015. Se volete vedere le differenze col primo Spiro, vi lascerò qua la scheda con la playlist della mia prima serie, appunto, su Spyro the Dragon. Bammete, bammete. Allora, andiamo di qua. Ovviamente di Spiro, sappiate, di Spiro 1 conosco tutti i segreti. Oh, abbiamo già salvato Asto. Bam. Dopo che avrai liberato tutti i draghi, dovrai attraversare questa specie di vortice. Ti riporterà dritto dritto nel mondo degli artigiani. Ma prima lascia che ti racconti una storia. No grazie, ci vediamo. No grazie, ci vediamo. Ok, questo non è un segreto, però vedete, qua sotto ci sta la chiave del forziere. Esatto. Che strano. Che strano il rumore dei forzieri. Me l'aspettavo più acuto come quello passato. Giustamente, raga, ho dei suoni in testa perché quando le cose le giochi da piccolino, cioè le musiche e le cose ti rimangono, quindi... Ah! La carica! Ancora faccio cagare a usarla! Allora, abbiamo preso tutte le gemme. Oh, il pozzo! Qua c'è il... come si chiama? Il forziere. No, God damn it! Apriamo prima il forziere. Bam! Dove fare... bello! E salviamo il tipo! Galvin! No, Gavin! Osserva la libellula, Spyro. Cambia colore in base alla sua potenza. Quando mangia farfalle è forte, come me. Certo. Si è baciato il bicipite. Che bello. In questo livello, ragazzi, sono i ladri, quindi... no, di là ci siamo già stati. Andiamo a fare il culo ai ladri. Vediamo se... No, gli hanno cambiato la voce, no! Dovevano avere quella risata fastidiosissima! Oh. È blu quella farfalla. Quindi anche qua c'è la meccanica delle farfalle? Per chi non lo sapesse, le farfalle su Spiro 3 davano una vita. Cioè, ogni tot farfalle che prendevi... Cioè, te ne dava una blu. Ma le ammazzate tutte le pecore? Mi sa di sì. Ok, abbiamo preso tutte le gemme ai lati. Andiamo qua alla colonna e dobbiamo prendere tutte le gemme adesso all'esterno. Drago! Gildas! Spyro, amico mio, posso darti un consiglio sulle planate? Puoi giurarci! Per planare più a lungo, premi salto mentre sei nel punto più alto della tua traiettoria. Per scendere in picchiata, premi azione. Premi azione, va bene. Ok, andiamo qua. Vediamo il rumore. Ok, dai, ci può stare. No, raga, però che figata. Oddio, è un po' vuoto, Ma magari qualche alberello in più me lo aspettavo, Madonna, quanto vuoto. Fighissimo! Lo prendiamo quel pezzo di... Vieni qua, sto... ti hanno fatto la faccia. Oh, sei esattamente come ti ricordavo, un cancro. Oh, sì! Vieni qua, pezzo di... No, non lo fa. Ragazzi, non lo fa. No, hanno... Cazzarole, lo devi prendere con la carica qua, Raga, è molto più difficile prenderli adesso. Primo uovo. Me lo dai l'achievement? No? Penso l'achievement me lo darà quando li prenderò tutte le uova. Comunque c'era una piccola chicca dove mentre facevi potevi fare così. Correvi, bam. Ah, ecco, più o meno si può. Ah, più o meno si può fare, dai. Ok, molto più lento, ma si può fare. Corri, forse. Vedete? E quando sputi fuoco e riutilizzi la carica, lo prendi in quel momento. Per quando dobbiamo semplicemente andare tutto a giro e prendere tutte le gemme. Quante siamo? 140. Oddio, ce ne mancano un bel po',
Nel frattempo siamo a Collina Pietrosa, guardiamo i punti abilità. Brucia il tulipano rosa nascosto. Ci sta un tulipano rosa nascosto. Ok, ammazziamo tutte le pecore, vediamo se ci danno la farfalla blu. Oh, spiedini di pecora. Ok, perfetto. Eccola qua la farfalla blu. Sì, hanno messo entrambe le cose, ragazzi. Cioè, non me ne andrò via da questo livello finché non troverò il tulipano rosa nascosto, sappiatelo. Ah, poi l'ho trovato, ragazzi. Madonna, che culo. Cioè, ragazzi, se è quello, ho avuto un culo incredibile. Era in mezzo ai due edifici. Va bene, intanto andiamo di là. Era in mezzo qua, mi pare. Tulipano nascosto? Eccolo qua. Fatto! Pure punto abilità ottenuto. E adesso dobbiamo andare di qua. Ciao carissimo! Ecco qua l'ultimo drago e tutte le gemme che ci mancano. Bam! Prendiamole tutte! E speriamo che non me ne sono dimenticata nessuna. Porca vacca, me ne sono dimenticata una da due. O una da due o due da uno. Va bene, ora le cerchiamo. Lindar, salvato. Quando liberi un drago o sali su una delle loro piattaforme, stai salvando i tuoi progressi. Potrebbe tornarti utile se sei nei guai, ma tu non ti metterai mai nei guai, vero? Beh, ovviamente, dai. Con chi stai parlando? Dai, stai parlando con un veterano. Aia. Con un veterano. Stai parlando con un veterano di Spiro. Eccole qua, trovate. Fatto! Bam, signori. Level completo. Siamo a 30 minuti di gameplay, ragazzi, quindi. Cioè, 30 minuti di rec. Non credo che vorrò fare video troppo lunghi, però nemmeno troppo brevi. Credo che mi manterrò sui 20 minuti, magari. Signori, nel prossimo episodio affronteremo la prima boss fight, se così si potrà chiamare. Quantomeno mini boss fight, Morici, merdoso. Ovvero andremo a battere il mini boss che si trova qua dentro. A tosto. Detto ciò, ragazzi, spolliciate più che potete questo video. E vi dirò di più, se fate arrivare questo video a 3000 mi piace, questa sera alle ore 18 vi farò uscire il secondo episodio di Spiro. E magari forse alle 20 un terzo. Non lo so, devo vedere. Giustamente li devo ancora registrare tutti. Ma ho 5 giorni, quindi ho voglia. Vi voglio bene e alla prossima. Il video è finito. Iscriviti al canale. E se te li sei persi, guarda questi video qua. Yeah. E basta, tutto qua. Se poi hai visto anche questi due video, ci vedremo domani con un prossimo. Forse.